Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Il video che ho preparato oggi è un video un po' particolare perché sarà molto chiacchiericcio, in quanto il tema è molto ampio, devo dire. E il discorso parte da un video realizzato da una delle mie booktuber preferite che si chiama Ariel Blissett. Il titolo del suo video è Is BookTube Educational? Ovvero, BookTube è educativo? O comunque può essere uno strumento educativo? Giù nell'info box ovviamente vi linko il video originale e oggi vorrei parlare insieme a voi proprio di questo aspetto, cioè BookTube può essere considerato un posto in cui si fa comunque formazione, in cui si parla anche ad un livello superiore, che sia sicuramente un posto dove sia possibile fare formazione al pari o se non in una maniera totalmente diversa, ma comunque altrettanto efficace, trattare argomenti in qualche modo similmente all'ambito scolastico. Ovviamente tutte le mie opinioni sono assolutamente non condivisibili, è perfettamente normale se non siete d'accordo con nulla di quello che dirò, ma insomma vorrei parlarvene perché secondo me l'argomento è davvero molto molto interessante. Prima di buttarmi in questa discussione, che sapete come andrà a finire questo video, quanto durerà questo video, le mie solite premesse, quindi se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina e se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il mio link che trovate giù nell'info box, io ne ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mandare avanti il canale. Fine dello spazio pubblicitario, passiamo direttamente al video. Allora, questo discorso che secondo me, vi ripeto, parte da Ariel Blissett che ha fatto tre domande a booktuber che si occupano di aree molto diverse tra loro. Io vi consiglio ovviamente di vedere il video prima di guardare il mio. Io vi riassumerò giusto i punti salienti dei discorsi che sono emersi nel video di Ariel. Secondo me i punti fondamentali e molto interessanti sono due. Il video in generale si basa sulla contrapposizione tra BookTube e gli ambienti accademici. Ariel, per questioni personali, sta affrontando un master e da quando è entrata nel master non si trova bene nell'ambiente accademico. È molto critica verso questo ambiente e non si ritrova, non riesce ad esprimersi e a trovare il proprio spazio all'interno di questo ambiente. E per questo si è chiesta se BookTube e l'accademia, comunque gli ambienti accademici, siano totalmente distanti da un lato o se hanno dei punti di contatto. In più, se anche su BookTube è possibile parlare di temi con la stessa forza con cui se ne parla in ambienti accademici. Trovo la discussione, tra l'altro, super interessante perché riguarda anche me per questioni personali. Tra le varie risposte che le hanno dato emergono due concetti, ovvero che c'è una contrapposizione molto forte tra Accademia e BookTube per due questioni principali. La prima è che sembra quasi che BookTube sia lo spazio dove si condivide una passione, sia proprio lo spazio dove l'amore per la lettura ha forse una delle sue massime espressioni in termini di condivisione. Infatti, forse le due parole chiave che riguardano BookTube sono proprio passione e condivisione. Noi, infatti, siamo su BookTube per parlare di ciò che ci piace, di ciò che non ci piace. Anche cercare banalmente di condividere quello che per noi è un aspetto importante della vita, che è la lettura, o almeno io personalmente la vedo molto così, non riuscirei proprio a pensare di non suscitare, non cercare anche persone simili a me, perché magari non perché leggiamo gli stessi libri, ma soprattutto perché viviamo la lettura come qualcosa di viscerale, di molto profondo. Dall'altro però si contrappone alla questione della passione la questione del contenuto, che è quello che viene promosso dagli ambienti accademici, come se la passione sia l'unica cosa che passa attraverso BookTube e invece il contenuto è ciò che passa tramite gli ambienti accademici. Quindi c'è un po' una sorta di imposizione dall'alto di questi contenuti che ovviamente fanno parte degli studi accademici e dei programmi che si studiano in università, nelle scuole, nei master, insomma, in tutti questi ambienti, possiamo dire dopo le superiori anche. Dall'altro, la grande questione contrappone che cos'è YouTube, cosa rappresenta BookTube, ovvero uno spazio di divertimento, di condivisione, ma soprattutto di intrattenimento, perché fondamentalmente perché noi guardiamo video su YouTube? Perché
o perché qualcuno è divertente o perché qualcuno magari ci interessa la discussione che sta portando avanti. Comunque noi seguiamo dei video perché ci intrattengono, ci tengono compagnia in quel momento. E proprio questo aspetto che potrebbe essere considerato di spettacolarizzazione, negli ambienti accademici viene tendenzialmente osteggiato come se passare delle informazioni attraverso un metodo che intrattiene il pubblico al quale fai riferimento sia un po' come svilire il contenuto che stai proponendo. Insomma, c'è questa contrapposizione tra YouTube, che ovviamente punta quasi tutto sull'intrattenimento del pubblico, e invece l'ambiente accademico, che vede nell'intrattenimento qualcosa che svilisce proprio ciò che si sta trasmettendo, come se l'unico modo per far passare alcune informazioni non sia attraverso l'intrattenimento, ma sia proprio attraverso l'imposizione di contenuti, perché fondamentalmente sono cose importanti e quindi il divertimento viene visto come un modo per svilirli, per togliergli importanza. E in tutto questo contesto io mi vado ad inserire, perché lo trovo molto interessante. Io personalmente, nella mia formazione, io ho studiato il liceo linguistico e ho fatto lettere, io ho studiato lettere moderne e io vengo da un'esperienza molto negativa con l'università. Mentre per me la scuola è sempre stato un ambiente che mi ha quasi definito, devo dire, non del tutto, però in gran parte io sono sempre stata un'ottima studentessa, i voti che prendevo definivano in qualche modo anche il mio umore, quindi è una cosa che ha sempre contato e in fondo a me studiare è sempre piaciuto tantissimo, quindi non è una cosa che mi è pesata, andare a scuola per me è stata un'esperienza positiva e per me è stato, diciamo, naturale a un certo punto sfociare in lettere, perché lettere per me era la grande speranza, insomma, perché mi veniva sempre detto alle superiori che per quanto certe cose a me appassionavano tantissimo e cercavo di condividerle con i miei professori perché avevo davvero un ottimo rapporto con i miei professori, con i miei compagni, eccetera, un po' c'era di fondo che queste sono cose che devi imparare per forza perché alle superiori è lo spazio dove si apprendono alcune nozioni, all'università invece ci sarà più spazio per esprimerti, per approfondire le tue passioni, per cercare un percorso che ti rappresenti. Per me il grande shock è arrivato lì, nel senso che per me l'università non ha rappresentato in alcun modo uno spazio di espressione, perché io sono una grande appassionata di narrativa contemporanea e di narrativa italiana della seconda metà del Novecento, quindi dagli anni 50 in poi, in realtà anche del primo Novecento, però cioè, mi lego a questo discorso perché non è possibile che in 3 anni di triennale io abbia dato solo 3 esami in cui si affrontavano uno o due testi dopo la metà degli anni 50, come se nella letteratura italiana fino al 50 si sia concluso tutto. E per me è stata molto dura perché mi sono scontrata con un ideale che mi ero costruito nella mia testa e pensavo davvero di trovare uno spazio che potesse rappresentare per me un veicolo di espressione. Se alle superiori mi veniva detto all'università troverai lo spazio per esprimerti, all'università mi è stato detto alla triennale devi imparare cose, poi ti esprimerai in specialistica. E non so, mi è sembrato sempre un rimandare, rimandare, rimandare la questione. E io vi dico, io volevo fare la ricercatrice universitaria nella mia vita, non è che sto scherzando, ho sempre voluto fare la giornalista e la ricercatrice, poi ho cambiato totalmente idea capendo che non era il mio ambiente proprio, grazie proprio all'aver frequentato l'università. E comunque, nonostante tutti i difetti che io trovassi durante il mio percorso scolastico, devo dire che almeno mi hanno insegnato ancora di più quello che avevo appreso dalle superiori, ovvero una lettura molto critica. Ed è per questo che secondo me io mi infilo esattamente a metà. Io sono stata dentro ambienti accademici, ora sono su YouTube come se questo fosse, cioè non è che uno esclude l'altro, però insomma, avendo vissuto entrambi gli ambienti, credo di avere un quadro quantomeno con un piede in due scarpe. Ovviamente, ripeto, questa è la mia esperienza universitaria. Se voi avete frequentato lettere, se per voi l'università ha rappresentato qualcosa di grandioso e meraviglioso, io sono felicissima per voi, anzi sono molto contenta che qualcuno invece non abbia vissuto quello che ho vissuto io, perché a me ha proprio mandato in crisi tantissimo questa cosa. Mi ha mandato in crisi, ha messo in crisi proprio tutto il mio sistema di cosa devo fare nella vita, capitemi. E il fatto che io non trovassi uno spazio che potesse capire, dove potessi approfondire quello che piaceva a me in una
un ambiente letterario, per me è stato scioccante. Devo dire che questo io ho un rapporto molto simile a quello che ha Ariel con l'università e con l'ambiente accademico. Mentre per anni invece il mio entusiasmo è derivato anche dalle persone che mi hanno insegnato invece la lettura e la letteratura, perché fin dalle elementari io sono stata fortunatissima ad avere una maestra bravissima nel trasmetterci cosa vuol dire leggere, la passione per la lettura e l'entusiasmo che si ha a leggere. Infatti quasi tutti i miei grandi amici che sono tuttora miei amici dalle elementari sono lettori. Tutti noi abbiamo mantenuto quella passione perché ci è stato insegnato soprattutto a condividere la bellezza, l'emozione che si prova nella lettura. Non è solo una cosa da fare perché si è obbligati. Alle medie io ho avuto un professore di lettere che è stato forse il mio più grande supporter nella mia formazione e mi ha incoraggiato sempre a scrivere tantissimo, a leggere ancora di più, mi ha introdotto ai miei autori russi preferiti, mi ha introdotto alla letteratura russa, alla letteratura americana, alla letteratura inglese, dandomi un sacco di consigli e quindi, cioè, per me era normale, era quasi naturale continuare a supportare questa mia passione. Alle superiori, esclusi i primi 2 anni, ho trovato quella che è stata la professoressa che forse ha cambiato totalmente le mie prospettive su come si legge e che mi ha incoraggiata sempre, ci ha insegnato a leggere in maniera critica e a pensare a quello che stavamo leggendo. E poi sono arrivata all'università e lì c'è stato uno shock grandissimo per me. Io sono convinta che proprio l'entusiasmo che mi hanno trasmesso tutte le persone che sono venute prima dell'università mi abbiano anche portato a scegliere di studiare lettere, perché fondamentalmente approcciarsi a un ambiente letterario dal punto di vista accademico vuol dire un po' levarsi di torno quelli che sono i grandi dubbi che si hanno quando si studia una materia umanistica, perché l'idea che la letteratura sia improduttiva, che sia un qualcosa che non sfocia in una carriera immediata, che sia fondamentalmente inutile, è un po' quello che è il costrutto che ci siamo fatti tutti quando pensiamo a quella facoltà accademica. Però io ho visto che proprio chi invece è inserito negli ambienti accademici, cioè chi fa parte di quella sorta di cerchia molto ristretta, è come se avesse retto proprio da questo principio dei muri altissimi attorno a sé, come se stessero difendendo il loro fortino. In fondo già è difficile trovare lavoro in campo letterario, già è difficile venire riconosciuti in qualche modo come autorità, eccetera, quindi appena qualcuno riesce a infilarsi in un ambiente accademico, tutto ciò che viene dall'esterno, che è magari sostenuto da qualcos'altro, che non viene da anni di sudore e lotta, che magari è sconosciuto, che è differente dal loro percorso, viene osteggiato. E questo è un po' quello che succede con la comunità di BookTube. Adesso io ovviamente generalizzo, non è che è così sempre, anzi ho conosciuto assistenti, ricercatori che sono bravissimi, anzi, però effettivamente un po' l'impressione che si ha dall'esterno è che sia un qualcosa da difendere, un ambiente che non deve avere troppo dialogo con l'esterno, perché più ha dialogo più si apre, più tende forse a frantumarsi. Questa è un po' un'idea insita in chi fa ricerca, in chi è negli ambienti accademici, in chi è professore. E ovviamente ai booktuber o comunque al mondo di BookTube viene puntato il dito contro proprio perché mancano di autorevolezza e non hanno l'autorità, le persone che sono su YouTube, per parlare di alcuni argomenti, per analizzare il testo, per leggere in maniera critica. Allora, tendenzialmente questo è un discorso che io non condivido assolutamente, perché è vero che tanti booktuber magari non hanno un approccio critico a quello che leggono, perché magari puntano più sull'impatto emotivo, sulla passione, sulla condivisione dell'entusiasmo. E questo, per quanto non sia magari il mio modo di leggere, è una cosa che invece apprezzo molto, perché effettivamente si punta su leve emotive e si analizza la propria esperienza letteraria rispetto
rispetto a quello che è il volume stesso, però ciò non viene distinto, perché comunque è l'esperienza letteraria che noi abbiamo sul libro, che è quella che forse vogliamo conoscere. Quindi vi dico, magari non è il modo che ho io di leggere, ma non è neanche ovviamente imputabile come un modo sbagliato per farlo. Dall'altro invece ci sono un sacco di booktuber che leggono in maniera molto critica e che fanno emergere tantissimi aspetti di un libro, di un'opera, eccetera eccetera. E soprattutto riguardo alla narrativa di genere, e io mi ci infilo proprio pie pari, c'è molta più indagine riguardo proprio temi di letteratura, magari fantasy, magari per ragazzi, che in ambienti accademici non avviene, perché se c'è una cosa che l'università fatica a recepire sono gli stimoli esterni, e mancando questo dialogo con l'esterno, quindi il dialogo interno all'ambiente accademico è solo tra professionisti. All'esterno c'è una schiera di o vorrei essere professionista oppure di non professionisti amatoriali che però invece sostengono le discussioni, leggono molti più libri di un determinato genere, che indagano continuamente questi aspetti, cosa che non succede assolutamente in un ambiente accademico. E infatti la mancanza di dialogo tra i professionisti e gli esterni continua a rendere l'ambiente accademico forse molto chiuso e poco aperto agli stimoli che provengono da altri ambienti che non siano quelli accademici. E è vero che la mancanza di autorità e autorevolezza sono un po' il problema dell'internet in generale, perché effettivamente internet dà la possibilità a tutti di parlare, che è una cosa giustissima. È vero anche che nel dare la possibilità a tutti di parlare si dicono anche un sacco di sciocchezze, però ciò non toglie che BookTube sia una community molto attiva, molto viva, e che al contrario degli ambienti accademici condivide non solo l'aspetto tecnico ma anche proprio l'aspetto più legato all'emotività della letteratura e che cosa rappresenta la lettura per i lettori che sono su BookTube. C'è chi lo fa benissimo, ripeto, in maniera molto critica, analitica e vicina agli ambienti accademici, c'è chi invece si allontana del tutto per spostarsi più su corde molto più sensoriali, di esperienza, emotive, eccetera eccetera. Forse questa è una considerazione che ha meno a che fare proprio con il ruolo di chi fa BookTube e il ruolo di chi fa l'accademico, però effettivamente poi c'è una questione di pubblico. Il pubblico, chi vuole leggere, difficilmente chiederà dei consigli a un professore magari o a un ricercatore o qualcuno inserito in ambienti accademici, perché probabilmente non avrà alcuna cognizione del genere di riferimento che piace al lettore, probabilmente imporrà dei testi su base delle sue ricerche, che su base dei suoi studi. Invece il lettore cerca quello che viene chiamato un rapporto di fiducia, quindi io imparo a conoscere un booktuber perché seguo le sue letture, vedo cosa analizza, vedo cosa tira fuori dalle recensioni, vedo cosa sottolinea quando parla di un determinato libro, e questo rapporto di fiducia io con un booktuber lo posso avere, perché fondamentalmente se io seguo una persona che legge genere fantasy è perché effettivamente posso riconoscermi in quello che analizza, posso trovare dei suggerimenti, e se questa persona ha gusti abbastanza simili ai miei e lo capisco dopo diversi video, mi affiderò ai suggerimenti, mentre difficilmente mi affiderò ai suggerimenti di un ambiente accademico, perché in fondo quando noi cerchiamo una nuova lettura noi cerchiamo qualcosa che ci assomigli, qualcosa che a noi parli, piuttosto che qualcosa che sia imposto dall'alto e che fondamentalmente rappresenti solo del contenuto. E BookTube dà la possibilità, soprattutto anche ai lettori, di applicare del self-directed learning, ovvero dell'autoformazione fondamentalmente. Io scelgo che cosa voglio studiare, che cosa voglio imparare, che cosa voglio leggere, ed è per questo che esiste BookTube. Perché ci sono tantissime persone che scelgono di condividere le proprie passioni e in qualche modo anche dei lettori che cercano di individuare in questa miriade di booktuber quelli che possono rappresentare dei contenuti validi per loro, per approcciarsi anche a delle letture, creare anche uno spazio dove sia possibile condividere. Ripeto, per me, per la mia storia, non ho mai sentito questa mancanza, come se parlare di libri per me rappresentasse
oddio come sono sfigata perché nessuno legge. Io sono fortunata perché tantissimi miei amici leggono e sono altrettanto fortunata perché non è mai stato un problema condividere le letture, parlarne. Addirittura il mio migliore amico legge soprattutto fantasy, anche lui. Ho tantissime amiche che comunque mi danno la possibilità di scambiarci titoli, eccetera, eccetera, quindi per me, diciamo, non è mai stato un problema, ma per tanti ragazzi proprio la passione per la lettura è difficile da condividere, perché in fondo c'è sempre un po' lo stigma attorno al lettore. È un'attività, ripeto, come vi dicevo prima, che non ha uno sbocco e non ha una produttività diretta, cioè leggere non è che ti porta a fare qualcosa, quindi è sempre vista come una perdita di tempo, un hobby da relegare. Tra l'altro, soprattutto ora, è un hobby da sfigati, perché chi legge, insomma, non è che è proprio party girl, yeah. Quindi, non lo so, un po' tutti questi pregiudizi, un po' questo, ma BookTube ha dato lo spazio a tantissimi lettori di riunirsi, di trovarsi e trovare dei punti di contatto che in ambienti accademici difficilmente ci sono, perché in fondo ognuno pensa agli esami e comunque l'università, hai poco tempo per la condivisione perché sei più concentrato su un'esperienza personale, perché stai studiando, devi studiare agli esami, devi imparare 80 libri per l'esame di letteratura italiana, quindi è difficile che si formino gruppi di lettura, che si condividano letture extra scolastiche. Invece su BookTube, quanti book club ci sono? Quante persone hanno i gruppi di lettura? Tutti voi che commentate sotto i miei video, io penso che lo facciate perché troviate uno spazio dove instaurare delle discussioni. A me, io amo rispondere a tutti i commenti proprio perché fondamentalmente è questo che io voglio fare su YouTube, cioè stimolare la discussione, cosa che in altri ambienti è più difficile perché proprio l'ambiente accademico è poco incline al dialogo, è poco incline all'apertura verso l'esterno e alle suggestioni dell'esterno, anche solo all'interno delle discussioni. È così, questo è quello che ti insegno, è stato studiato, questo è quello che ti impongo. Ovviamente io sono abbastanza dura e rigida in queste espressioni perché voglio che sia molto chiara anche un po' la distinzione che faccio di entrambe le piattaforme. Io ho un'opinione ottima di BookTube, anche perché soprattutto, io qua mi inserisco perché proprio è una cosa che mi stimola tantissimo, è forse tra gli ambienti insieme, ovviamente, diciamo tutti gli ambienti social letterari, quindi anche Instagram, anche Twitter, eccetera, eccetera, dove sono nate delle discussioni, dove sono nati tantissimi argomenti e spunti. Per esempio, quanto si parla di rappresentazione e di diversità, ci si è posti il problema della rappresentazione in letteratura e della mancanza o della promozione delle diversità nei libri che vengono pubblicati. Questo avviene su YouTube, non avviene in ambienti accademici, non è una discussione che è partita dagli ambienti accademici, ma per il fatto che in fondo siamo su dei social, quindi sui social ci sono persone provenienti da luoghi diversissimi, sono persone che provengono da esperienze di vita molto diverse e quindi hanno iniziato a cogliere alcuni difetti che ci sono nelle pubblicazioni odierne, cosa che invece l'accademia ignora totalmente non leggendo dei libri, diciamo, contemporanei, non analizzando praticamente per nulla degli ambienti contemporanei, o in pochissimi casi ovviamente. Pensiamo anche ad esempio alla rappresentazione femminile, anche se proprio l'aspetto sul femminismo e sulla femminilità, su queste indagini, è molto presente negli ambienti accademici, non è la stessa discussione che viene intavolata sui social. Sui social si parla di rappresentazione femminile corretta, parla di rappresentazione femminile e di togliere lo stigma a certi argomenti, cosa che invece in ambiente accademico non avviene tanto. Adesso questo perché riguarda ovviamente il genere che io leggo prevalentemente, ovvero la letteratura per ragazzi, quanto si è parlato di evolvere e migliorare gli standard dei libri per ragazzi, perché c'è stato un periodo fino a 7-8 anni fa dove era difficile trovare un qualcosa di non pessimo tra le pubblicazioni per ragazzi, mentre ora stiamo andando verso standard molto alti, dove possiamo analizzare le strutture, i personaggi, eccetera. E questo è qualcosa che in ambiente accademico non viene nemmeno studiato. Oppure,
se viene studiato, è ancora poco indagato. E io già me ne ero accorta, ormai sono 9 anni. Io ho iniziato l'università nel 2008 e devo dire che ho visto pochi progressi negli ultimi 10 anni. Quindi praticamente per me la risposta a tutta la domanda is BookTube educational? La risposta è chiaramente sì, per motivi molto diversi magari dagli ambienti accademici, ma ciò non toglie un tipo di autorevolezza anche a YouTube. Non è chiaramente la stessa cosa, non si analizzano gli stessi aspetti in tutti i canali, non tutti i canali hanno dei valori accademici, hanno magari dei valori più emotivi, hanno dei valori più di condivisione, di passione, di voglia anche di stare insieme tra lettori. E questo non è sbagliato, non può essere visto come sbagliato. Sull'aspetto invece educational, quindi sull'aspetto formativo che può avere BookTube, invece ce ne sono moltissimi di canali che si occupano di analisi, che si occupano di intavolare delle discussioni interessanti sulla lettura, sull'esperienza di lettura, sulle problematiche riguardanti proprio alcuni generi. Penso anche che ci sia un'analisi molto più profonda della letteratura per ragazzi, degli young adult, del fantasy, cosa che in ambiente accademico è molto raro o comunque continua a essere molto poco indagato. Quindi, ripeto, io con l'università ho avuto un rapporto di odio prevalentemente, anche se in realtà ho fatto esami che mi hanno illuminata. Io grazie all'università ho scoperto Gianni Celati, ho scoperto Agota Christoph, ho scoperto Bondelli. Cioè, per me l'università è stato un motivo per scoprire alcuni dei miei autori preferiti, ma non è possibile che io l'abbia fatto in 3 esami su 20.000 e quando dovevo dare un esame di storia romana. E ripeto, per me è poco condivisibile quello che sto dicendo, però fondamentalmente io credo moltissimo in una cosa, e cioè che la lettura, e questa è una frase che cito da Sartre, la lettura non si deve solo limitare a consolare dal dolore, deve proprio eliminarlo. Quando leggi devi avere gli strumenti per eliminare quel dolore che tu stai provando nella vita, per quello che ti sta succedendo, e quindi pensare ad un ambiente accademico che non si occupa per nulla dell'aspetto emotivo o dell'aspetto comunque della narrativa di genere, che è molto importante, perché si parla pochissimo di distopia negli ambienti accademici e sono tante, perché non si parla di narrativa fantasy per ragazzi? Io penso che in Italia pochissimi si occupino di Harry Potter, ma in realtà Harry Potter ha una macro struttura che non esiste in nessuna saga, in nessun libro scritto dopo gli anni 90, e queste cose, proprio per struttura, profondità, temi affrontati, eccetera, per me è un'opera gigantesca, eppure è Harry Potter, quindi è un qualcosina che deve rimanere nella libreria degli adolescenti. Io ho 30 anni, ma non so, questa discussione verrà un gran casino perché io già ovviamente sto divagando, però fondamentalmente vi ripeto quello che vi ho detto prima. Secondo me BookTube è uno spazio dove un po' il dolore noi lo eliminiamo, perché parliamo di alcune cose e affrontiamo determinate tematiche, ed è per questo che Sartre dice eliminare il dolore, cioè parlare in maniera viva e attiva di alcuni argomenti, e cosa che purtroppo non vedo così viva e attiva negli ambienti accademici. Gli ambienti accademici hanno dei pregi in altro modo, però BookTube ha un ottimo potenziale, ci sono tanti booktuber che secondo me tutti i giorni intavolano discussioni estremamente interessanti, che tutti i giorni promuovono comunque analisi critica dei propri testi, di quello che leggono, indipendentemente dal genere. Nulla viene snobbato, totalmente bollato come qualcosa che non va letto, anzi secondo me è proprio interessante anche l'ampiezza degli orizzonti di lettura che ci sono su BookTube. Quindi, is BookTube educational? Sì, alla grande anche. BookTube è uno strumento educativo, può esserlo comunque, ha del potenziale per esserlo. Questa è un po' la mia sensazione proprio riguardo a questo argomento. Detto ciò, questo video verrà già lunghissimo, quindi io la finisco qua. Se la discussione vi interessa, mi raccomando, scrivetemi giù nell'info box perché sono curiosa di sapere i vostri pareri. Ripeto, queste mie opinioni sono totalmente non condivisibili. Se voi la pensate totalmente in un altro modo, per me è corretto. Se avete altre prospettive, ci sta tutto. Parliamone giù insieme, perché invece secondo me la cosa importante non è tanto chi ha torto o chi ha ragione, ma è attiviamo un po' la discussione riguardo proprio a questo tema e al valore di BookTube in generale. Detto ciò,
Io vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me. Noi ci vediamo giù nei commenti e al prossimo video. Ciao!